Bellissima celebrazione che la Chiesa ci sta invitando a celebrare. Voi sapete che tutte le celebrazioni, tutte le nostre feste, lo dico però, lo sappiamo tutti, non è invento degli uomini, non è invento della Chiesa, non è che gli uomini si sono messi a pensare, beh, adesso facciamo una festicciola del San Questo, la Madonna. No, se no che tutto è uno sviluppo della fede. Cioè, questa celebrazione che oggi noi stiamo commemorando con tutta la Chiesa non è nient'altro che il ringraziamento di qualcosa che noi abbiamo sperimentato, ma può darsi che non viene esplicitato, no? Non viene come tirato fuori. Tante cose, e noi ci accorgiamo nel linguaggio nostro, nel parlare, nell'espressare le nostre idee. Facciamo questo esempio, tra gli innamorati. E quando dico innamorati, non dico soltanto tra i fidanzati, tra marito e moglie, ma anche l'affetto tra figlio o genitori con i figli, no? Come espressare con le parole quello che uno sente? Vi siete accorti, no? Si scrive, si dice, si canta, si disegna, ma sempre è poco. A volte uno dice, beh, non so come dirtelo. Meglio non dire niente, non sia che dice una cosa che non volevi dire. No, cioè l'espressione della fede, se questo a livello affettivo, figuriamoci a livello della fede, come poter espressare, dire, manifestare quello che noi non vediamo, non tocchiamo, ma abbiamo la certezza che c'è e che è. Ecco perché questo mistero, questo dogma, questa professione di fede che la Chiesa l'ha compiuto XII, il 1 novembre del 1950, dichiarò, non è che, ripeto, che i preti sono messi, beh, inventiamoci adesso un dogma di fede, no. Era la pressione praticamente del popolo che gridava una logica. Qual è questa logica? Appoggiarsi negli altri dogmi. Cioè che Maria sia stata concepita senza peccato, un dogma. Che Maria sia stata immacolata prima, durante e dopo il parto, un altro dogma. Che lei sia stata senza peccato e concepita di questa forma vuol dire che, come dice il libro della Genesi, se per il peccato entrò la morte nella natura umana, chi è esento del peccato non viene toccato dalla morte. E questa è la concezione. Questa è la tradizione che dice, e chi è andato a Israele e chi non è andato a Israele, non andate da nessun'altra parte, eh? Meglio mettete un po' di soldini a disparte e andate a Terra Santa. Dopo Terra Santa potete visitare altri santuari, ma prima Terra Santa, perché il cristiano almeno una volta nella sua vita deve toccare la nostra terra. E lì c'è la Chiesa della Dormizione, un po' fuori dalla città vecchia di Gerusalemme, sta la Chiesa della Dormizione, perché la tradizione dice giustamente che se lei è stata concepita senza peccato, se lei è stata concepita e se lei non ha avuto nessun peccato durante la sua vita, si è dato alla luce ma senza perdere la verginità, è conseguentemente che lei non poteva essere toccata dalla corruzione della morte, della carne, conseguentemente se n'è andata a dormire, si è addormentata ed è stata portata. Ecco perché si fa anche una visita, diciamo, con quello che significativamente sarebbe la tomba della Madonna, ma non è propriamente dove sono i resti mortali, sino è l'ultimo posto dove, secondo la tradizione, è stata, è un ricordo, no? Ecco perché
questa chiesa della Dormizione ci ricorda tantissimo questo bel mistero, di che lei è stata portata, attenzione, non per le proprie forze, sennò che è stata portata su. Il Signore ascende, sale, torna alla casa del Padre per i propri meriti, ma una creatura, Maria Santissima, te e me, dobbiamo essere portati, non possiamo entrare per le nostre forze. Noi appena con molta fatica saliamo da un piano all'altro e entrare alla vita eterna per le nostre forze non può essere. Ecco perché questo mistero che la Chiesa oggi ci sta regalando, ma ci sta invitando ad entrare. Io vorrei leggere la dichiaratoria, perché è molto bella, di quel primo novembre. Sentite. Dopo aver consultato ufficialmente l'Episcopato con l'enciclica dei Pareri Vergines del 1 maggio del 1946, Papa XII emanò la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus sulla glorificazione di Maria, in cui leggiamo la solenne definizione. Questo lo sto leggendo perché anche noi abbiamo bisogno di istruirci nella fede, non è un solo un credere lì nello spazio. Sentite, è bellissimo questo. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici, istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza e onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli, vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità, bellissimo, di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. E sapete che è successo dopo che ha fatto questo? A Piazza San Pietro, un forte applauso. E lo facciamo anche noi. E viva la Vergine Maria, e viva Maria, no? Perché noi che cosa stiamo facendo, fratelli? Stiamo commemorando, facciamo memoria di questo evento. Certo, però noi non siamo spettatori di questo evento. L'invito che il nostro santo fondatore, Don Giustino, diceva, sì, ma noi non possiamo vedere come i santi salgono, che la Madonna sale, che Gesù Cristo fa, e tutti fanno feste, e uno li guarda lì come lontani, come che questo non ci tocca a noi. No, fratelli, la parola oggi ci sta invitando a che senza la conversione, né tu né io, entreremo nel Regno dei Cieli. A che serve che Maria Santissima se la gode la visione beata, frattempo che i figli si perdono? Ma che mamma potrebbe essere contenta? Io me la godo, sto facendo le vacanze alla spiaggia, frattempo che i ciucci dei miei figli stanno lì in gabbia. Voi mamme, che ne pensate? Me la godresti? No, e quanto di più la mamma celeste vedendo i figli, alcuni, che si perdono volontariamente. Perché fratelli, tutte le nostre decisioni le prendiamo noi. Alcuni possono essere costretti in alcune forme, ma la decisione la prendiamo noi. Tu ti senti malato, non vai al medico, la decisione di rovinarti, di suicidarti la stai prendendo tu. Morirai lo stesso. Attenzione, non è che il medico ti dirà, ti aggiungerà un giorno alla tua vita, ma è come vivrai fino a quel giorno. Che quello è diverso. Arriverai al giorno che il Signore ha pensato per te, per me, di che forma
nella grazia di Dio? O no? Abbandonato alle passioni, ai vizi, alla pigrizia, o andando in corsa della croce, senza rifiutare una parolaccia. Sapete che? La sofferenza. Questo mondo, degenere, porcheria che noi stiamo vivendo, assistendo, è una società che non vuole soffrire. Tuo marito ti dà fastidio? Beh, già è vecchio, non lo puoi cambiare, però. Beh, non ti danno niente per quello. Per uno più giovanotto, Eh sì. Se tuo marito ti dà fastidio, che ti dice? Che ti dicono i psicologi, grandi, grandi difensori della sofferenza degli uomini, come la maggior parte non credono, mica ti diranno come il grande psicologo, parafrasando la parola, San Paolo. Che dice San Paolo? Vuoi entrare al cielo? Prima lettera ai Tessalonicensi. Devi attraversare per la sofferenza. Codardo, non devi scappare. Questo è il vero psicologo. Anche una pantofola in testa corregge molto più, è molto più economico. A questi bambini, adolescenti e giovanotti di 30 anni capricciosi. Quando manca Gesù Cristo, nessuno vuole andare al cielo. Nessuno ci pensa. È interessante questo. Nessuno, quando manca Gesù Cristo, nessuno vuole andare al cielo. O i più ingenui, per non dire cretini, o ignoranti volontari, dicono, beh, se io sto bene, non uccido, non rubo, perché i cattivi sono in galera, io sono bravo. Poi altri, c'è un'altra fascia di quelli che già si considerano beati, normalmente quelli che sono padroni delle chiese, padroni di tutto questo, che si credono padroni, che senza di loro niente può funzionare. Attenzione a te, chi ti ha permesso mettere questo? Chi ti ha permesso mettere quello? Chi ti ha permesso toccare questa cosa di chiesa? Queste sono streghe che si condannano e non lasciano la conversione a nessuno. Non ho capito niente. Che la chiesa è per noi. La chiesa è per noi. E chi siamo noi? Lo dico io, così non rimanete male voi. Brutti peccatori, questo siamo noi. Perché questa è la tenda della salvezza. Questa è la tenda per la guarigione. Ma chi si crede senza malattia nello spirito, ma torna a casa, stai perdendo il tempo. Già sei beato. Ma chi ha bisogno di Dio? Non solo in questa celebrazione, tutti i giorni si alza e dice, Signore, fai in me quello che il Vangelo ha detto. Che cosa ha detto? Il Signore ha fatto in me? Un po' più forte. Il Signore ha fatto in me? Cose meravigliose. Il Signore ha fatto in te e in me cose meravigliose. Ma lui vorrebbe fare tantissime, ma vengono bloccati dal filtro della nostra pigrizia, dal filtro della nostra comodità. Vado a messa dove? A tale posto. Perché? Perché mi viene comodo l'orario, non perché uno vuole sentire mazzate da un prete come io, no? Però viene comodo l'orario perché sta così. E i più paurosi, i più codardi... sì, perché là è all'aperto e non rischio del demonio del Covid. Il vero demonio, la vera malattia è il peccato. La vera malattia è il peccato. Non ci facciamo di ingenui e trasmettiamo questa verità. Il Signore ha fatto in me la meraviglia. di festeggiare un anniversario matrimoniale, 40.000 anni, lui, lei 40, e per il marito sono 1.000,
non dico niente di questa parte, sennò mi danno le botte alla fine della messa. Però godere, il Signore ha fatto in me una meraviglia fantastica. Diceva il nostro fondatore che Dio ci chiama alla vita. Ma per noi, alla vita, il giorno del nostro, alla nostra nascita, no. Il Signore ha pensato in te, in me, prima della creazione del mondo. Immaginate che cosa significa. I scienziati oggi si rompono la testa cercando di spiegare tutto senza Dio. E non ce la fanno, né ce la faranno. E dall'esplosione di là, della materia quella, della non materia, ma alla fine il nulla, l'ho detto il libro della Genesi, Dio ha fatto del nulla tutte le cose, punto. Guarda che bello, è magnifica la parola. E ha pensato in te prima della creazione di tutto quello che noi vediamo, conosciamo e quello che noi non conosciamo, che è tantissimo di più. Ha pensato in te, chiamandote alla fede, il giorno del nostro battesimo, quando siamo diventati figli di Dio, coeredi della vita eterna. Ma noi che cosa facciamo? Siamo coeredi della vita eterna? Eh no, questa terra è mia, questo metro di qua, questo non toccare perché questo è mio. Siamo questi avari, non si tocca questo è mio, perché questo l'ho fatto o l'hanno fatto i miei genitori, l'ho fatto tale, con tantissimo sforzo e non si può toccare. E così vuoi andare al cielo? Schiavo di tutta questa materialità, ci diceva la domenica l'altra, la diciottesima. Vanità? Non è altro che vanità. Tutto vanità. Tutto vanità. E finalmente, dice il santo Don Giustino, siamo chiamati alla santità. E che significa essere santo? Andare per la strada dicendo Ave Maria, Gloria, Padre Nostro, tutta questa roba. Sì, potresti andare pregando, ma deve essere un tipo, deve essere una donna normale. Uno che possa andare in pizzeria, che possa andare a festeggiare, che possa andare a ballare, che possa muoversi in una società di una forma cristiana. Certo, se uno va con perizoma o topless o quello che sia, ma che cerchi? Che cosa sta cercando? Ecco perché tutto è dentro della misura. Noi, tu ed io, siamo stati scelti, chiamati alla santità, vuol dire che a te, né a me, è permesso nessun peccato, fratelli. Il mediocre disse, che cosa dice? Beh, una volta non fa niente. Io mi permetto questo, cioè sono bravo, una cosa che mi permetta non mi fa niente. Questo è il mediocre li vomita, la parola di Dio dice, non serve a niente. Il mediocre non serve a niente. Se tu sei devi dare lavoro e trovi un pigro, un mediocre, uno che lavora allo stesso prezzo, a chi contratti? Rispondete, a chi vai a contrattare? A chi lavora? Ma il regno dei cieli si guadagna con la violenza, dice Don Giustino. Non è dare botte o darmi botte a me stesso, no? Violentando, mettendo il corpo vuole dormire, il corpo non si vuole alzare, il corpo non mi vuole aiutare a pregare, il corpo non vuole fare digiuno. Il corpo non vuole fare carezza a chi ama, il corpo è pigro, e quindi lo devi mettere in regola. Vedere qui la nonna con più di 100 anni a messa, e in questo momento ci sono adolescenti, giovani, e qualcuno sta dormendo anche in questa messa, che in questo momento stanno dormendo! E c'è una nonna di più di 100 anni qui. Questa è fede, che fino all'ultimo momento non solo partecipa,
riceve i sacramenti. Guardate che bello! Nonna, Dio ti sostenne in vita perché tu possa essere una luce per illuminarci a tutti noi. Ed è bello questo. Quanti pigri in questo momento, e può darsi qualcuno qui presente, perché nessuno è esento, che possa dire, ma questo prete a che ora finisce? Perché me ne vuole andare a mare, vuole andare a questo. Può darsi, perché no? Perché la nostra debolezza. Qualcuno dice, oh, che caldo che fa. E guarda, guarda noi. Violentare il corpo vuol dire, ah, non vuoi fare questo, ti metto in regola. E come tanti pigri, ancora ci sono alcuni che si vedono la messa per la TV e pensano che quella le vale. O nel tempo di più del pandemonio se la vedevano alla messa. Sì, ho visto la messa, sì, in pantofole, pigiama, capatoio, ho fratempo che stava lì cucinando, ah sì sì, il Padre Nostro, che bello, fratempo che cucino, lavo i piatti o dal letto. Ma scherziamo, così questa persona andava a messa? Sicuramente no. Vuol dire che nessuna di queste celebrazioni è stata valida. È impressionante. Ecco perché la parola oggi ci sta invitando, attraverso questa Assunzione Maria Santissima, di prepararci per salire, diventare, sai che? Leggeri, per essere alzati al cielo. E per essere alzati al cielo dobbiamo distaccarci dalle cose materiali. Pensaci, se tu perdi la testa perché ti manca il soldi, è perché la tua sicurezza è il soldi. Perché questo significa morte, una precarietà lavorativa, una mancanza d'affetto, la solitudine è morte. Ma chi si appoggia in Gesù Cristo, punto. Non sperimenta questo. Non aspetta niente dell'altro, anzi, dà l'altro. Da, che possiamo dire il Signore ha fatto in me grandi cose. Compito per casa, perché mi piace dare i compiti come buon insegnante che sono. Compito per casa, anche si può scrivere che cose tu individualmente, come famiglia, come marito, moglie, la tua situazione particolare, noi consacrati. Che cosa secondo te è meraviglioso che Dio ha fatto nella tua vita? Ci siamo capiti? La Madonna ha detto, il Signore ha fatto in me grandi cose. Tu, anche tu, puoi dirlo oggi, il Signore ha fatto in me grandi cose. Due puntini. Quale cosa? Amen, così sia.